Si è svolta nel pomeriggio del 9 novembre presso la banchina di Ponente del Molo San Cataldo del porto di Taranto la cerimonia di chiusura della stagione crocieristica 2022. Un suggestivo spettacolo di luci, suoni e giochi d'acqua organizzato dall'autorità di sistema portuale del Mar Ionio in collaborazione col Comune di Taranto, l'Agenzia regionale Puglia Promozione e Taranto Cruise Port. Taranto saluta MSC, dal prossimo anno infatti a partire da giugno sarà la volta di Costa Crociere che attraccherà presso il porto ionico con la costa pacifica. Ma quest'anno è andata particolarmente bene, con la toccata di oggi abbiamo superato i 110.000 passeggeri e quindi il record per il porto di Taranto. Era necessario festeggiare questa stagione sia per il numero dei croceristi ma soprattutto anche per il prestigioso premio che abbiamo ricevuto al Sea Trade di Malaga come destinazione dell'anno, e quindi utilizziamo questa festa, questo spettacolo, non solo per celebrare questa stagione ma anche come occasione di marketing territoriale, perché questi eventi stanno comunque facendo anche un po' il giro del mondo e quindi anche l'accoglienza e gli spettacoli riservati ai croceristi a Taranto sono un'occasione per promuovere il territorio. Beh sì, da parte degli operatori locali ma anche da parte degli enti dobbiamo migliorare ancora di più l'accoglienza, dobbiamo dare soprattutto una prima accoglienza un po' più strutturata. Stiamo già lavorando sulla prossima stagione turistica con il settore crocieristico, diciamo con l'autorità portuale, con la Taranto Cruise Port, la sinergia è sempre molto attiva. Stiamo lavorando anche su altre compagnie di crociere e su altri progetti, insomma, importanti per la città di Taranto. Come diceva prima il mio collega, abbiamo avuto un ottimo risultato, siamo convinti che possiamo ancora crescere tantissimo. Ci mancano alcune infrastrutture attrattive, qui ci stiamo lavorando anche intercettando misure che vanno oltre, diciamo, anche questo record che abbiamo fatto con la digitalizzazione delle misure intercettate da giugno ad oggi, che arrivano a circa 2 milioni di euro. Anche sui vari fondi FSC ed FSE sul turismo siamo in attesa dei bandi, questo ci consentirà di migliorare anche i discorsi di viabilità, mobilità, quindi diciamo continuiamo a lavorare secondo quella che è la visione e quelli che sono i pillars che abbiamo stabilito nel piano ecosistema Taranto. L'obiettivo sarà estendere il piano ecosistema un po' a tutta la provincia. Così non poteva andare, siamo contenti, soddisfatti, la prima non in bolla, quindi finalmente abbiamo visto i turisti liberi in giro per la città, è andata bene con un grande ritorno economico. E poi insomma da assessore alla cultura fatemi sottolineare l'importanza del fatto che finalmente si siano potuti muovere liberamente apprezzando le bellezze anche artistiche della nostra città, sono potuti andare nei musei liberamente, negli ipogei, nelle nostre tombe a camera, insomma si sono mossi per la città, hanno visto il nostro centro storico, la nostra città vecchia, quindi una bella occasione per raccontare la nostra città a chi questa città sicuramente non la conosceva, non l'aveva vista, l'ha vista sicuramente nel suo vestito più bello, il vestito migliore. Tanti stanno tornando poi con famiglie, amici per fermarsi qualche giorno in più, quindi insomma una bella occasione per conoscere la nostra città, per far conoscere la nostra città, però insomma siamo anche qui soltanto all'inizio, aspettiamo momenti importanti già dalla prossima primavera. Abbiamo avuto un bel ruolo con il Castello Aragonese, perché tanti visitatori, tanti turisti stranieri che sbarcavano dalla Splendida, dalla MSC Splendida, moltissimi proprio sono arrivati in città e la prima cosa che hanno incontrato il Castello Aragonese, quindi hanno visitato il nostro castello, cioè il castello della città di Taranto, ma che sapete è retto dalla Marina Militare, quindi per noi è stato un contributo importante. Finisce la stagione della MSC ma già sappiamo che inizierà la stagione della costa, e quindi sicuramente questo connubio tra la Marina e la città di Taranto continuerà anche per lo sviluppo turistico futuro, sicuramente.